Se ci siete voi oggi è favoloso. Creare un modello. L'importanza di dare voce. Costruendo una rete più ampia possibile. Integrazione di diverse istituzioni. Non siete soli. Il dopo di noi. Produrre conoscenze che si traducono in realtà. Il progetto di vita, la qualità. Nuovi trattamenti riabilitativi. Attività di tipo manipolativo. Riversate nel territorio. Artistico e ludico. Fare un passo in avanti. Il Laboratorio dei Talenti è un progetto di cura e integrazione rivolto a 50 bambini che soffrono dello spettro autistico della provincia di Palermo. Prevede attività di diverso tipo, laboratori sportivi, laboratori di orticoltura, laboratori artistici e laboratori teatrali, integrati con dell'attività estiva a cui i ragazzi parteciperanno. Una straordinaria positiva sincronia tra la cooperativa, la Palermitana, che coinvolge anche l'Università degli Studi. È un link tra diverse parti, che rappresenta un po' quel meccanismo di sinergia e di rete che è fondamentale per la buona riuscita di alcuni servizi. Integrare. Restituire al territorio un'area verde che è dentro la città. Noi lavoriamo con i ragazzi come colleghi. Per i ragazzi, ma con le famiglie. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, una fondazione interbancaria nazionale, ed è promosso dalla Palermitana, capofila di un gruppo di associazioni del terzo settore. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è di avere le critiche e la sollecitazione da parte dei familiari, dei ragazzi di cui ci occupiamo. Il progetto ha una durata di 18 mesi, però stiamo cercando di creare le condizioni affinché sia sostenibile nel tempo. Una società dove i nostri figli per avere un diritto devono lottare. Un progetto di lungo respiro. Un progetto a tempi molto lunghi. Un'attenzione particolare al mondo dei giovani e anche nei confronti dei giovani meno fortunati. L'amministrazione comunale è attenta, è in ascolto e soprattutto vuole integrarsi e dare anche il proprio contributo in termini di risorse professionali e di strutture affinché il progetto possa andare il meglio possibile. L'ASP è qui presente proprio per dare sostegno ai soggetti affetti da autismo. Siamo molto sensibili, ringrazio i nostri operatori sanitari che con grande spirito di abnegazione, senza guardare l'orario, senza guardare il badge, fanno questa attività con grande passione. Devo dire che il giudizio insindacabile delle famiglie di questi ragazzi è un giudizio che ci fa ben sperare. Per noi genitori è un barlume di speranza che si insinua. Svolgano il loro compito col cuore prima di ogni altra cosa. I nostri futuri adulti.